Prima di iniziare col video ci tengo a ringraziarvi tutti perché siete passati dal canale del mio amico Luca, siete stati gentilissimi, grazie mille, vi ringrazio veramente, siete il top, ringrazio anche a nome suo e grazie, grazie, grazie tanto, siete il top, grazie ragazzi, grandi, poi sono controllato, io, aspetta, sono cattivo. E che dire, grazie ancora, vi lascio al video news. Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo Lemoli, benvenuti in questo nuovo video news. Allora, questa settimana sono qua con delle news molto particolari che ci tengo a dirvi. E allora inizio subito con i nuovi giochi per la Play. Allora, il primo è Genshin Impact, che dovrebbe essere un gioco ispirato a Zelda perché è molto simile anche alle meccaniche di gioco, e in più con la PlayStation 5 che dovrebbe arrivare quest'anno, sbarcare sul mercato quest'anno, si presume che il gioco favorito sia Ratchet & Clank 2. È un titolo che io ho giocato per PSP e devo dire che è un titolo molto carino perché bisogna fare le missioni molto in stile Super Mario. Poi, che altri titoli ho? Un altro gioco in uscita per PlayStation 5 è Next Gen, un gioco horror. Un altro gioco della grafica spaziale è per Xbox Series X e si chiama Flight Simulator, un gioco veramente pazzesco perché sembra di essere su un elicottero. Allora, adesso ho dei titoli, questa settimana ho più titoli Nintendo che PlayStation, anche perché per PlayStation ci sono un sacco di giochi che escono, ma per quanto mi riguarda quelli più interessanti ve li ho già letti, anche perché sono molto interessanti, che a mio parere mi sono piaciuti tantissimo, quindi non ho potuto non dirvi quelli. Poi, per Nintendo abbiamo in uscita Run Factory 4 Special, che era un gioco, se non erro, era un Run Factory, era un gioco per Nintendo 3DS scaricabile, e ora lo vedremo sbarcare anche su Nintendo Switch. Poi un'altra news: uscirà un DLC di Fire Emblem Three Houses e uscirà penso in questo mese, febbraio. E poi altre news: Darksiders Genesis, anche questo qua è un gioco, i giochi che vi sto linkando comunque sì, sono già stati presenti sulle vecchie console per Game Boy, anche questo qua è un gioco per Game Boy e Nintendo, credo, io non li ho mai giocati questi giochi, anche se era un Factory mi sarebbe piaciuto provarlo, ma non l'ho mai scaricato. Poi un altro gioco è Snack War, questo qua deve essere davvero molto interessante perché è un gioco dove si parla di snack, e quindi deve essere davvero molto carino da giocare. E come ultima news è Mega Man-ZX, e anche questo qui era un gioco che era stato presente nel Nintendo DS e ora lo vedremo su Switch, ma su questi giochi qua diciamo che non voglio soffermarmi tanto perché ho due nuove cose da dirvi. Allora, la prima del mondo video console, e poi quella che voglio dirvi, un'altra news sul mondo animato, i cartoni, è che sono stati rivelati due nuovi titoli degli episodi dei Pokémon, tra cui uno ci sarà il campione Lels con il suo Gyarados rosso che affronterà Dandel con il suo Charizard Gigamax, e come è un altro episodio ci sarà Ash e Go, che affronteranno i due campioni, ovvero Lers, sì, giusto, Lers è sempre Dandel, quindi non vedo di vedere i prossimi episodi di Pokémon perché sicuramente saranno una bomba. È proprio in questi episodi che il topo giallo di Ash inizia a brillare di una luce rossa, che sia arrivato già il momento della forma Gigamax di Pikachu di Ash, ma lo scopriremo presto. E ora passiamo alle ultime news che ci tengo a dirvi. Allora,
Una nuova news che ci tengo a dire che dovrebbe uscire Animal Crossing e non solo, perché uscirà una Nintendo Switch a tema Animal Crossing, veramente molto carina. Sinceramente non so se ci sia davvero, davvero bisogno di questa nuova Switch quest'anno, anche perché è uscita la Nintendo Switch Lite l'anno scorso, però devo dire che è veramente molto carino anche il design di questa nuova Nintendo Switch, perché è veramente color Animal Crossing, verde e azzurra. È veramente molto bella e quindi non so quanti di voi la prenderanno. Comunque sia, iniziare l'anno con una nuova console deve essere. Boh, io sinceramente non vedo la necessità di questa console, perché ovviamente io ho ancora la prima Switch, però penso che gli appassionati potranno anche prenderla. Potrebbero anche prendersela. Che dire, poi una nuova console che ormai i fan Switch hanno già dato per scontato che arrivi sul mercato quest'anno, anche se io non credo proprio, perché esce questa qua a breve, quindi non penso proprio. La nuova console di cui parlo è Nintendo Switch Pro, e non so che differenza abbia dall'altra, ma io non penso che quest'anno escano due console. Anche perché la Nintendo Switch Lite è appena uscita. È uscita a novembre, credo, ottobre, non ricordo molto bene. Però non vedo assolutamente la necessità per quello che dovrebbero fare una nuova Nintendo Switch. Boh, poi vedremo se esce. Sono contento, perché una nuova console, nuove meccaniche, nuovo divertimento, sicuramente nuovi giochi. Però chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Staremo a vedere. Voi ragazzi che ne pensate? Io le news ve le ho dette tutte, le ho dette di fretta, ma finché le avevo in mente, ve le ho dette prima che mi dimentico, perché poi io mi dimentico sempre le cose. Io le ho in mente, poi registro e mi dimentico. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto spolliciate, ho fatto in fretta questa volta delle news. Vabbè, però sono 6 minuti, vabbè, 6 minuti, 6 minuti, vabbè. Niente ragazzi, io vi saluto, se il video vi è piaciuto spolliciate, se non siete iscritti iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Mattia Demoni, ciao ragazzi! Come al solito, news a fine video, mi sono dimenticata di dire, per chi interessa, è presente un evento su Pokémon Master che consiste nell'incontrare Iris e catturare Quasar.